L'economia italiana ha certamente un vizio di origine, nel senso che il controllo della spesa pubblica e quindi del debito pubblico è stato sempre inadeguato rispetto agli accordi internazionali che avevamo liberamente sottoscritto. Tuttavia i problemi odierni nascono dalla crisi che si è avviata dagli Stati Uniti a seguito del malfunzionamento del sistema finanziario americano, che poi si è riflesso anche attraverso la City di Londra e Francoforte e anche le altre piazze finanziarie in tutto il mondo, e ha origine nel fatto che vi è stato un abuso nella creazione di strumenti finanziari, in parte ma non in tutto dovuto al finanziamento del grave deficit della bilancia dei pagamenti americana. Per farlo in breve, il sistema non ha retto e quindi si è reso necessario, e ci sono fior di accordi raggiunti nell'ambito dei principali centri mondiali decisionali, che sono il G8 e il G20, di fare intervenire sia le banche centrali, che hanno seguito politiche monetarie lassiste, loro hanno definito come non ortodosse, ma il vero termine è che c'è stata una condiscendenza necessaria, ma è comunque una condiscendenza, e dall'altro l'intervento massiccio dello Stato per salvare banche, finanziarie e imprese in difficoltà e lenire il costo sociale della crisi. Quindi all'origine vi è una scelta pubblica, così come all'origine vi era certamente il comportamento dei privati, in particolare dei finanzieri, ma vi era anche il fatto che le società che avevano il controllo del mercato, le società di rating, avevano visto male, non dico in malafede, ma certamente valutato male il problema che dovevano affrontare, e dall'altro le autorità di controllo che effettivamente, credendo nel fatto che i mercati finanziari fossero perfetti, cioè fossero capaci di autoregolarsi, non hanno vigilato a sufficienza. Quindi all'origine vi è un difetto pubblico. Oggi praticamente vi è un completo rovesciamento, perché la situazione attuale, pigliamo anche in Italia, il 5% del deficit, l'Italia è stata quella che ha fatto meno di tutti perché aveva l'eredità del passato di deficit di debito pubblico, però comunque ha fatto qualcosa se siamo andati al 5% di disavanzo. Il debito pubblico, che si era solo leggermente ridotto, è risalito al 120% del PIL. A questo punto tutte le autorità, in particolare con epicentro in Europa, hanno deciso di effettuare politiche deflazionistiche. Il mio giudizio è che queste politiche per la prima volta sono decise a tavolino. In passato le deflazioni erano errori di governo, erano errori involontari, nessuno ha mai chiesto la deflazione. Oggi invece è diventata filosofia. Qual è il motivo? Il motivo è che le politiche keynesiane di controllo della domanda sono durate troppo poco, mezzo secolo, rispetto ai secoli che sono passati, diciamo dal Rinascimento in poi, al mezzo millennio che è passato, di applicazione di politiche ortodosse, che sono politiche decisamente di destra, politiche favorevoli al capitale, favorevoli alle persone facoltose, non alle persone che vivono del proprio lavoro e che non hanno ricchezze accumulate. Quindi siamo ritornati prepotenti a un tipo di politica che riporta una distribuzione del reddito a favore del capitale e contro il lavoro. Nessuna polemica di sinistra, è solo che un sistema del genere non può funzionare. Quindi se non affrontiamo il debito a livello internazionale, perché questo è un problema internazionale che si è venuto a creare a livello internazionale e lo abbiamo affrontato quando c'è stato un accordo internazionale in materia, quello del G20 e G8 che ho già ricordato, e quindi per cercare di uscire da una situazione creata, per uscire dall'altra situazione, occorre un altro accordo internazionale. La mia proposta, che ho avanzato ripetutamente e che insisto, è quella di parcheggiare parte dei debiti pubblici presso un'istituzione internazionale, preferibilmente il Fondo Monetario Internazionale, approfittando per effettuare due altre grandi riforme nel sistema: il passaggio di una valuta di riferimento dal dollaro al diritto speciale di prelievo e chiedere alla Cina di passare dai cambi fissi ai cambi flessibili, cioè gli garantiamo lo stock delle riserve perché gliele garantiamo in diritti speciali di prelievo, che è una moneta stabile e dovrà essere studiata per essere stabile, dall'altro però
non possono più procedere con larghi accumuli di riserve in dollari che poi trasformano in euro, creando dei problemi sui mercati valutari e sullo stesso valore dell'euro, che è andato apprezzandosi sotto la spinta delle diversificazioni di portafoglio, soprattutto della Cina. E gli Stati Uniti devono aderire, perché se a un certo punto intendono condurre anch'essi una politica di sviluppo, devono necessariamente risolvere anche il problema del loro debito pubblico. Quindi dovrebbero unirsi al resto del mondo, ma nessuno imposta la situazione in questo modo, tutti la impostano in senso deflazionistico. Siamo di fronte a una di quelle svolte storiche. Se prevarrà questa linea, il mondo si troverà in serie difficoltà e di conseguenza anche l'Italia. Se invece si siedono al tavolo, come fecero in piena guerra a Bretton Woods nel 1944, e decidono di avere una sistemazione globale degli squilibri monetari e finanziari per prepararsi allo sviluppo, allora probabilmente si riaprono le prospettive in positivo anche per l'Italia.